Ciao! Sono Zuzu e per la puntata di oggi, a tema fughe e traslochi, parleremo di Asterios Poli, di David Mazzucchelli. Un fumetto che è un inno al cambiamento e un manifesto di eleganza ed equilibrio. Ogni tavola è progettata ad arte, giocando con le forme, i colori e le sovrapposizioni. Il protagonista è un architetto che non ha mai costruito niente. Ha accumulato trofei e teorie, rifugiandosi per tutta la vita nel numero 2, dividendo a metà non solo il mondo, ma anche se stesso. È un uomo arido che ha perso tutto. Il giorno del suo 50° compleanno, infatti, un incendio distrugge il suo appartamento e non gli restano che i ricordi. Ricordi, però, di un amore non riuscito, sepolto dalle differenze. Ma Asterios ci insegna che i ricordi sono un'occasione di riscatto e di rivoluzione. Sono cosa viva, sono come il segno rosso e il segno blu, che si mescolano e diventano viola.